Bentornati ragazzi sul canale Valoroso IT. Oggi parliamo del Commodore Plus 4 che avevo ordinato su eBay. Se vi ricordate, mi era arrivato con un imballo schifoso e soprattutto non funzionante. In quel video c'ero rimasto un pochino male, dal sorriso iniziale eravamo arrivati a un po' meno sorriso finale, però insomma è capitato in quel modo. Sempre nello stesso video avevo detto una cosa, non so se qualcuno di voi se lo ricorda. Avevo detto che non avrei tentato la riparazione perché non avevo voglia, ero stufo, avevo tante cose da fare e invece avrei preferito spedirlo a un riparatore. Come direbbe Schwarzenegger, ti ho mentito. In questo primo video di riparazione non andiamo a fare una riparazione puramente definitiva. In realtà mi accontento di vedere quali sono i componenti danneggiati. Per fare questo mi appoggio a un Commodore 16 mio che ho già. Tra cui andremo un po' a switchare i vari componenti. La riparazione è veramente semplice, cioè in maniera imbarazzante, perché andiamo a prendere un integrato alla volta, quelli che presupponiamo siano rotti dal Commodore Plus 4, li mettiamo sul 16, vediamo se si accende, e viceversa poi prenderemo quelli del 16, li mettiamo sul Plus 4. Poi successivamente, quando scopriremo quali sono i componenti danneggiati, andrò a cercare o i componenti di ricambio oppure un altro Commodore 16, magari in condizioni pietose, da cui recuperarli. Ogni tanto sul mio sito pubblico qualche articolo di qualche riparazione del Commodore 64, ad esempio, oppure anche di un Commodore 16, nel quale ho installato dei transil. A cosa servono i transil? Servono per proteggere i componenti elettronici del computer da sovratensioni o transienti di tensione. Ecco, non li montiamo adesso, però nel prossimo video del Plus 4, quando troverò componenti definitivi, monterò anche i transil. Quindi se siete interessati, visto che in tanti mi chiedete come si fa, quali scegliere, nel prossimo video vediamo anche quali transil scegliere. Rimanete sintonizzati sul canale, mettete like se vi piace questo video, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche. La prima cosa che facciamo è verificare che il mio Commodore 16, quello che già posseggo, funzioni ancora. Si sa che i componenti interni, soprattutto mi dicono il TED e la CPU, sono delicati, quindi prima di toglierli e provarli sul Plus 4, preferisco verificare che il computer si accenda. Appurato che il Commodore 16 funziona, possiamo girare entrambi i computer. E quindi il Plus 4 che voglio riparare, il Commodore 16 che fungerà da donatore temporaneo di componenti, e aprirli. Sotto al Plus 4 ci sono alcune viti. Nella parte anteriore ci sono due viti che vanno svitate, invece nella parte posteriore ce ne sono altre tre. A questo punto possiamo ruotare la scocca superiore, prestando attenzione che non si spezzi il cavetto che collega la tastiera alla scheda madre, che è molto delicato. Apro anche il coperchio metallico che protegge il TED, che poi sarebbe il processore audio-video del Commodore Plus 4. Possiamo adesso aprire il Commodore 16, che funge da donatore temporaneo di componenti elettronici. Nella parte inferiore e anteriore ci sono tre viti che si svitano. Poi successivamente bisogna ruotare verso l'indietro la scocca superiore, prestando attenzione a non spezzare i gancetti che si trovano posteriormente allo stesso. Quindi non bisogna mai forzare, bisogna fare tutto in maniera molto delicata, aspettando che le parti si sgancino in automatico da sole senza fare alcuna forza. Possiamo a questo punto staccare il LED, il connettore del LED e il connettore della tastiera, in modo da liberare le due parti della scocca, quella inferiore che contiene la scheda madre e quella superiore che contiene la tastiera. Sganciamo anche lo schermo, che poi sarebbe una parte di protezione contro le onde elettromagnetiche che il computer può emettere.
Sul Plus 4 pulisco il TED che si è sporcato con la pasta termica. A questo punto lo posso togliere facendo leva con il cacciavite. L'abbiamo visto già in diversi video, anche quello della riparazione dell'Amiga. Per togliere gli integrati così lunghi non è che bisogna far leva da un solo lato, bisogna fare un pochino da una parte e un pochino dall'altro, delicatamente, in modo da togliere tutti i piedini in verticale, senza piegarli. Stesso discorso lo facciamo sul Commodore 16. Vado a togliere il TED. Utilizzo un cacciavite un pochino più piccolo perché quell'altro un po' più grosso non si riusciva a infilare tra il circuito integrato e lo zoccolo. Io invece voglio proprio far leva non sul circuito stampato, ma tra il circuito integrato e lo zoccolo. A questo punto posso provare il TED del Commodore Plus 4 sul Commodore 16, prestando attenzione a orientarlo nella maniera corretta. Colleghiamo i vari connettori, quindi il connettore video e il connettore di alimentazione, e poi proviamo ad accendere per vedere se si vede qualche cosa col TED del Commodore Plus 4. Niente, schermo nero. Quindi abbiamo la certezza che il TED del Commodore Plus 4 non funziona, perché l'abbiamo provato su Commodore 16 che abbiamo visto era funzionante. Rimettiamo il suo TED originale e vediamo che funziona tutto. Per provare il TED del Commodore 16 sul Plus 4 e vedere quindi se era solo questo componente danneggiato, devo cambiare la spina dell'alimentatore. Se vi ricordate, l'alimentatore aveva una spina inglese e ho recuperato una normalissima spina italiana, quella con i tre poli, anche che poi in realtà ne utilizziamo soltanto due visto che la terra non c'è su questi computer. È una spina un po' vecchia, se notate, probabilmente viene anche lei dagli anni 80. Quindi l'alimentatore non subirà alcun aggiornamento, rimane negli anni 80 sia per quanto riguarda la spina sia per quanto riguarda l'alimentatore stesso. Anche se l'ho già fatto nello scorso video, proviamo la tensione di alimentazione in uscita dell'alimentatore. Questo perché non voglio che il 5V sia troppo elevato. Supponiamo di trovare la tensione di 5V che è a 6 o a 7, potrebbe tranquillamente danneggiare tutti i componenti elettronici, compreso il nuovo TED che gli vado a mettere dentro, quello del Commodore 16 che funzionava, e io questo lo voglio evitare. Quindi verifico che tutte le tensioni siano corrette, quindi il 5V in continua e il 9V in alternata. Ovviamente ci può essere una certa tolleranza, però devono essere il più vicino possibile a 5V per quanto riguarda la tensione continua e a 9V per quanto riguarda la tensione alternata. Tensione alternata la potete trovare tranquillamente anche a 10V. Una volta verificata che la tensione di alimentazione è a posto, possiamo verificare anche che questa tensione venga propagata correttamente all'interno del computer. Quindi misuro un po' intorno al TED, senza montare il circuito integrato sopra, quindi soltanto dove c'è lo zoccolo, vado a misurare l'intorno per vedere che non ci siano tensioni strane. Mi aspetto di trovare 5V. Perfetto, così è. Inserisco il TED sicuramente funzionante all'interno del Commodore Plus 4. Quando si inseriscono i circuiti integrati un po' grossi come questo qua, conviene premerli contemporaneamente da entrambe le parti in modo da non piegare piedini, da non spezzarlo. Insomma, bisogna essere decisi ma delicati. Colleghiamo alimentazione e cavo monitor e proviamo ad accendere. No, non funziona ancora. Quindi, oltre al TED, c'è un altro circuito integrato che è rotto. Allora, ha poco da dire il venditore inglese che mi ha venduto questo computer di dire che lui l'aveva provato prima di spedirlo. Cioè, non ci crede nessuno. Un conto o un integrato che si rompe, ma qua adesso dobbiamo parlare anche di un secondo integrato che si rompe. Normalmente su questi computer i due chip che si rompono più facilmente sono proprio il TED e la CPU, e guarda caso sono i chip anche più costosi di questi computer. Rimuovo quindi la CPU dal Commodore Plus 4 e vado a inserire al suo posto quella sicuramente funzionante del Commodore 16, prestando attenzione all'orientamento corretto.
Ecco qua, il computer si è acceso. Ecco, attenzione, la scritta in alto è un po' diversa rispetto a quella del Plus 4. E se notate, manca proprio una riga rispetto a quello che c'è scritto sul Commodore Plus 4 normale. E vabbè, adesso purtroppo non si vede dal video, però vi posso dire che è successo un po' un casino. In pratica sono venute fuori delle scritte strane sul computer e si è spento. Quindi non solo il TED, non solo la CPU sono guaste, ma c'è anche un altro circuito integrato che è guasto. Allora, provo a sostituire il primo integrato qui a destra, che poi è il PLA. Quindi la sigla è 251641-02. Anche questo lo recupero dal Commodore 16, sicuramente funzionante. E beh, adesso il computer si accende e la schermata è quella giusta del Commodore Plus 4. Abbiamo trovato ben 3 chip danneggiati, 3 circuiti integrati. E per quello che dico che è impossibile che il venditore fosse in buona fede. Cioè, 3 circuiti integrati, sono tantissimi rotti, eh? Ah, e poi non dobbiamo dimenticarci il fusibile, che avevo già cambiato nel video precedente, quando avevo ricevuto il computer e lo volevo provare. Il fusibile sull'alimentatore, non quello interno del computer. Quindi era proprio il fusibile del 5V. A questo punto posso richiudere il coperchietto che scherma il TED. Non voglio rimettere in questo momento la pasta conduttiva, la pasta termica, perché il TED è quello del mio Commodore 16. Poi chiudo la tastiera, al momento provvisoriamente senza riavvitare le viti, e così posso fare alcune prove. Ad esempio, proviamo la tastiera, vediamo se funzionano tutti i tasti. Sì, funziona tutto bene. Posso anche provare ad avviare il primo dei programmi precaricati sulla macchina. Se vi ricordate, il Commodore Plus 4 ha altri 3 programmi oltre al Basic che sono precaricati sulla macchina. C'è dentro un programma di testo come può essere il blocco note o il Word di Windows. C'è una specie di Excel, quindi con foglio di calcolo con le varie celle, e c'è anche un database. Oggi facciamo delle prove molto veloci, giusto per capire se il computer funziona, poi nel caso approfondiremo in futuro con altri video l'utilizzo di questi programmi e di questo computer. Beh, possiamo dire che il computer adesso funziona. I circuiti integrati rotti sono questi 3 e mi dovrò occupare di recuperarli nel modo più economico possibile. Abbiamo capito quali sono i componenti danneggiati e quindi mi toccherà fare qualche ricerca per trovarli. Se siete curiosi di sapere quanto mi costeranno e soprattutto come farò a trovarli, rimanete sintonizzati sul canale Valoroso IT, iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche, così saprete subito quando pubblicherò un altro video e non vi perderete nessun aggiornamento. A presto!